sicuramente tutti voi avete scelto la gamba con la quale vi trovate, ci mancherete. Ma sapete benissimo che ai ragazzini si può fare sempre e soltanto con la stessa gamba, giusto? No. No, ma che? Con la stessa gamba. No, sì, sì. Se a uno li vogliamo far venire, una gamba così e un'altra così. È così che bisogna fare. O no? Beh, se vogliamo comunque gli obiettivi, sì. È perché io ti sembra aver detto una cosa diversa. Io mica ti ho specificato qual è l'obiettivo che voglio raggiungere. Non mi sembra di averlo fatto. Allora, cambiamo atto. Andiamo. Io non ricordo qual è. Salto così, ma sì, salvo questo sassolino. Dai! Calcio dice come ti chiami? Tiziano, lo ripetiamo. Vai, vai. E lo ripetiamo in diagonale facendolo vedere a tutti. Con la gamba monta. No, con quella con la quale ti riesce meglio. Ah, che mi esce meglio. Quella con la quale ti riesce meglio. Andiamo. Dai. Mettiti lì e ripetilo. E guardate che cosa fa. La molto basso l'alto. Ancora? No, no, basta. Avete visto cosa fa? Spinge verso l'alto. Eh? Sicuramente spinge verso l'alto. Non lo metto in dubbio. Però si affida molto all'alto libero. Anche in questa occasione. Cancelliamo l'alto libero. E facciamo capire ai ragazzini che devono lavorare completando la spinta a terra. E non affidandosi all'alto libero. Hai capito ragazzine? Eh? Andiamo, quindi niente arto libero. Andiamo. Andiamo. Così. Naturale non usare l'alto libero. Infatti. Perché io mi accorgo della grande fatica che fate nel controllare l'esercizio. Sì. E si vede. È saltato sul sinistro. È tangibile il fatto che state lì tutti tesi a per bloccare l'alto libero. Però al tempo stesso vi rendete conto che non usando l'alto libero siete costretti a lavorare con la gamba a terra, perché altrimenti non si avanza. Ed è questo quello che dovete, la cosa sulla quale bisogna spingere, bisogna insistere, perché altrimenti il ragazzino dovete evitare, bisogna evitare che si affidi troppo all'alto libero, al tiraggio dell'alto libero, altrimenti a terra sta in questa posizione, sta sempre con le gambe piegate e non spinge mai, non completa mai la spinta. Invece deve passare bene il messaggio della spinta a terra e quindi completare la spinta e quindi passare sull'appoggio. Ci riproviamo? Andiamo!